Andreotti? Sì. Cassano? Sì. Ambrosio? Sì. De Peris, Destrigo? Sì. Silvio Spinoso? Sì. Narduli? Errone? Sì. Rochira? Sì. Rochira Valde? Sì. Sì. Grazie segretario, passo la parola al sindaco. Allora, a seguito dell'incontro dei capigruppo registro quindi adesso, si è pensato di limitare la durata del contributo non tanto ma per i primi 5 anni al momento della pensione a non più 200, 250 ma a 200 euro, precisando che questo regolamento opera rispetto ai cani che sono ricoverati presso il canile municipale di Castellano. I cani presso il canile municipale avremo dettagli precisi a brevissimo, ma costa anche più tra i 500 e i 700 euro all'anno. Quindi già a 200 euro all'anno è comunque un notevole risparmio. Quindi è un notevole risparmio. Questa è la premessa. Cioè, non è che ci alziamo la mattina, prendiamo 200 euro, ci stiamo lo seguiamo poco di regolamento, ma non è che lo dico. È la misura in cui sono spese che comunque siamo costretti a sopportare, perché forse anche la volta del consigliere Bruni che ha relazionato, lo stesso consigliere Rocchia che ha fatto una proposta che abbiamo portato a lui, è stato, come dire, messa poco in evidenza quella della disciplina del ricovero dei cani. Cioè i cani vengono accalappiati da altre competenze, devono poi essere sterilizzati. Dopodiché l'AS, dopo che li ha calappiati sul nostro territorio, li prende e li porta presso il nostro canile. Quindi da quando, dal momento in cui li porta presso il nostro canile, noi siamo tenuti a pagare, cioè non è una cosa puntuale, non è un cittadino, assolutamente no. È ovvio, è giusta la valutazione del consigliere Ottina, certo. Siccome non possiamo pagare le persone, dobbiamo pagare le mani. Purtroppo è la legge che ce lo impone, sottolineiamo, perché per i cani che dal periodo di riposo stanno, non è questo politico, stanno in via Romagna presso il canile Balugani, ci costano forse 150-60 mila euro all'anno questi cani. È una spesa che siamo costretti a sopportare. E stanno dal periodo 2002-2005. Ora, è così. Allora, il discorso è valido, il discorso di Giuseppe, però la misura in cui non siamo obbligati, prendiamo le soldi dalla tassa e li spendiamo, diciamo, perché spendiamo come sanno, decidiamo se chiudere le punte o mettere in modo la fondazione. Ma se siamo obbligati, perché la ASA di accalappo di porta del canile, da quel momento dobbiamo pagare troppo all'anno, questo è un modo per pagare meno. E tutte le ricette sono valide, di una tanto da 300 euro che diceva Giuseppe Rocchia, 250 euro che suggerivo più per l'unità da lavorare. Perché comunque in un caso o nell'altro è sempre un risparmio rispetto ai 700-800 euro all'anno, di 2 euro al giorno, che comunque aumenta la procuranza di una comunità. Ora, una soluzione, una via di mezzo per da un lato risparmiare, dall'altro lato incentivare i cittadini, diceva Perroni, la soluzione di compromesso, questo tentativo, a 200 euro all'anno per 5 anni. Perché se riduciamo ulteriormente, probabilmente non saranno neanche incentivati i cittadini.
cittadini a andarsene a prendere. Poi ho pensato anche di inserire, e questi sono appunti che soltanto il segretario, ormai avanti, votiamo e passiamo avanti, se riusciamo. Questo regolamento si differisce dall'entrata in vigore del regolamento. Questo regolamento entra in vigore 6 mesi dopo l'entrata in funzione del canile. Cioè, oggi i cani sono tenuti in una struttura abbastanza precaria, ci auguriamo che la situazione aumenti, la situazione migliorerà, sarà quantomeno più vivibile con l'inaugurazione del canile. Da quel momento ci sarà la possibilità per chiunque dei cittadini di andarsi a fare un giro nel nuovo canile, vedere i cani che stanno lì ricoverati, custoditi e quant'altro, e magari decidere di adottarlo indipendentemente dal regolamento. Quindi in quei 6 mesi dall'entrata in vigore, tra l'entrata in funzione del canile e l'entrata in vigore del regolamento, in quei 6 mesi cosa facciamo? Come dire, pubblicizzeremo l'apertura della struttura, inviteremo tutti i cittadini ad andare a visitare, probabilmente chi vorrà li adotterà indipendentemente dal momento. Quindi per questi 6 mesi il regolamento va. A 6 mesi un giorno dobbiamo invece spingere sull'acceleratore, spronare i cittadini ad adottare, e quindi entra in vigore questo regolamento che avevamo immaginato di concertare per 200 euro all'anno per i primi 5 anni, cercando di contemperare le due esigenze, che sono quella del risparmio da un lato, quella dell'incentivo comunque ai cittadini ad adottare dall'altro. Questo è in sintesi il pensiero che è emerso dalla conferenza. Grazie Sindaco, se i consigli sono d'accordo possiamo procedere alla votazione della il contributo sarà di 200 euro annui per una durata massima di 5 anni e poi l'entrata in vigore del regolamento sarà 6 mesi dopo l'entrata in funzione del canile. Allora, favorevoli alla variazione, unanimità, favorevoli dunque al punto in maniera complessiva, così unanimità, punto a punto. Passiamo al punto numero 10, non presente regolamento, è piano urbanistico esecutivo, rigenerazione urbana, macro ambito, auto, ambito di rigenerazione urbana, extra territoriale. La parola al sindaco, grazie. Allora, relaziono io sul punto, poi arriva il proiettore, quindi proiettiamo la vostra presentazione che vi siete preparati. Allora, la l'iniziativa, però è un'iniziativa interessante, quindi direi a stare a te. Questa iniziativa, per la verità, è stata già sottoposta sin dal 2012, credo, la prima volta è stata presentata l'iniziativa. No, nel 2013. Nel 2012 il comune di Castellaneta, dopo funzione del corpo, due dichiarazioni che portiamo a dire, quindi sono presentate due periodi differenti. Allora, sin dal 2012 il comune di Castellaneta ha previsto quindi la possibilità di rigenerare le parti del territorio che sono state precedentemente individuate in termini del documento programmatico di gestione urbana che aveva approvato durante la scorsa legislatura. Quindi ci sono stati diversi privati che hanno presentato le loro proposte. Queste proposte sono state visionate in ufficio di piano, dove chiaramente sono rappresentate professionalità e dal punto di vista tecnico, urbanistico, quindi c'è il dirigente dell'ufficio tecnico di l'architetto Capo, c'è l'architetto Fuzio che è il responsabile dell'ufficio di piano, che è responsabile anche della pianificazione urbanistica generale, quindi redattore del PUC, poi c'è l'avvocato Mancano per la parte amministrativa e ci sono io per la parte politica. Quindi abbiamo esaminato le diverse istanze e abbiamo ritenuto quella delle ACLI
che è stata presentata con nota del 23 dicembre 2013, è stata ritenuta meritevole, non di accoglimento, per il fatto che oggi viene accolta e approvata la proposta, ma è stata meritevole di approfondimento, perché alcune palesemente impresentabili, presentabili nel senso anche per motivi di politica o per altro tipo di impedimento, magari non vanno avanti, viene comunque l'esatto verbale dell'ufficio giudiziario. Altre che dice vanno avanti, in cui si convoca il proponente, quindi le acque in questo caso, e si inizia una discussione. Ci sono state quindi avanzate alcune richieste di chiarimento da parte del rapporto del detto Fuzio, e come risulta dai verbali qui che vengono richiamati in delibera, ha verificato che questo tipo di intervento è rispettoso non solo della legge regionale 21 del 2008, ma anche di tutti i parametri che sono stati individuati nel famoso DPRU. Il DPRU, quando programmato in relazione urbana, individua quelli che sono i parametri di base, ma proprio di individui rispetto al punto, detto che sono le linee guida rispetto a quello che la pianificazione successiva. Qui la pianificazione successiva è demandata ai PIU, che sostanzialmente è quello che stiamo esaminando. Ora, gli interventi che sono stati proposti dal privato, che noi abbiamo ritenuto come idea, quindi accoglimento, la parte tecnica era meglio andato a capo, gli interventi consistono in che cosa? Nella demolizione dell'esistente e nella realizzazione di due strutture nuove. E queste strutture nuove, una viene destinata a formazione, l'altra viene destinata ad edilizia. Vorrei precisare alcuni aspetti che credo siano importanti. Noi di fatto stiamo riproponendo la stessa destinazione e quella che è stata la volontà espressa dal Consiglio Comunale già nel 1960. Perché cosa fece all'epoca il Consiglio Comunale di Siviglio Generale? Disse: per cercare di incentivare la formazione professionale sul mio territorio, io do la possibilità a un soggetto tra i più qualificati, non so se fosse l'epoca fosse colui, le altri, di effettuare attività di formazione. Quindi do a un prezzo quasi simbolico questo terreno, quindi c'è stato il passaggio di proprietà alle altri, c'è stato il trasferimento di proprietà alle altri, purché faccia formazione. Le ACRI a un certo punto non ha fatto più attività di formazione, non per una sua idea dettagliata, tutto quello che sto dicendo, ed è stato oggetto di svariati incontri in ufficio di piano, in presenza di anche 10 persone tra una parte e l'altra, quindi tra la parte dell'amministrazione dell'ufficio di piano sono già 4, più i rappresentanti delle ACRI e i loro tecnici. È stato quindi dettagliato accuratamente che l'attività di formazione si è sospesa perché? È stata sospesa perché? Non per una volontà delle altre, perché in quel caso forse si sarebbe andati verso un'altra direzione, ma l'attività si è bloccata a un certo punto perché i locali di Sant'Agata appunto negli anni 60 non erano più a norma, soprattutto con la nuova normativa regionale e con quella che è tutta la disciplina legata agli accreditamenti. Quindi c'è stata la necessità di si è presentata la necessità per poter fare formazione che sempre la volontà originaria del Consiglio Comunale del Segno Generale, c'è l'esigenza di rendere come dire, idonei i locali. Rendere idonei i locali significa che i tecnici li supporteranno, si fa prima a demolirli e a rifarli. Ed è quello che sostanzialmente stiamo cercando di fare. Ora io e il Consiglio Comunale, seppur possiamo esprimere degli apprezzamenti rispetto, come dire, all'estetica, rispetto anche alla parte progettuale tecnica, perché il Consiglio Comunale sovrano è importante precisare questa cosa. Io e i colleghi consiglieri, dobbiamo esprimere innanzitutto una valutazione politica, evidenziando quelli che sono gli aspetti positivi e gli eventuali aspetti negativi dell'iniziativa. Ora, uno come aspetto positivo, che ho colto da subito,
ripristinare sul nostro territorio l'attività di formazione. Quindi noi in primis abbiamo come obiettivo quello di consentire alle ASU di riprendere la formazione. Questo è un primo obiettivo. Perché ai colleghi consiglieri mi permetto di far gli interventi della pubblica amministrazione, in questo caso il Consiglio Comunale, devono avere anche delle finalità sociali. Ci sono tanti interventi che si pongono in essere per quella che è la loro finalità sociale. In questo caso noi abbiamo la necessità di far riprendere l'attività formativa sul nostro territorio e quindi siamo dati anche la possibilità di mettersi a norma per quella che è la disciplina della normativa regionale e quindi siamo dati la possibilità di approvare questo PIU. 1, 2. Noi stiamo riqualificando un'area. Io voglio andare avanti per schemi, perché voi questa tedesca della vista di visita, mi piace puntualizzare meglio così sono gli aspetti salienti di tutta la ricerca. Noi abbiamo necessità di riqualificare un'area. Sapete benissimo, lo sanno i consiglieri, che sono prima di essere consiglieri, sono cittadini, cittadini. Sapete benissimo che di fatto quell'area è abbandonata già da tempo e trattandosi del centro del paese, non una zona di estrema periferia, e anche in quel caso sarebbe sempre auspicabile una riqualificazione, però ancora di più è importante riqualificare l'area se questa rappresenta il centro del paese. Quindi con questo intervento, non avendo il comune risorse proprie per andare lì, lì come in altre aree e riqualificare l'area, con questo intervento noi cosa stiamo facendo? Stiamo sostanzialmente incentivando con una forma di collaborazione pubblico-privato, cioè nel senso che noi siamo disponibili ad accogliere gli interventi dei privati, nella misura in cui ci consentono di riqualificare aree degradate del paese. Quindi un secondo obiettivo è quello della riqualificazione dell'area, che è un aspetto molto importante e che potrete apprezzare appena vedrete il lavoro che abbiamo fatto. Soffermerò solo un momento sui tecnici. 3. Un altro aspetto positivo è il fatto di fare cassa, non dobbiamo nasconderci. Siccome su questo intervento ci saranno da pagare costi di costruzione, organizzazioni, così come prima ci siamo confrontati rispetto alla conferenza di servizi, che da varie anni ci siamo parlato di conferenza di servizi in questo comune, beh, noi anche con quest'altro provvedimento, così come quello che c'era. Abbiamo esaminato due punti prima, credo che riusciremo, sono certo che riusciremo anche a fare cassa, quindi un ulteriore pro rispetto a questa iniziativa. Il quarto punto, che io vedo come un punto di forza della richiesta delle acque, e rispetto al quale ci siamo a lungo confrontati in commissione. E rispetto al quale è importante fare riferimento al parere che abbiamo chiesto in commissione, che è stato chiesto in commissione e che ha rilasciato, ha predisposto, preparato, poi trasferito a noi l'avvocato Cantallo, però è la presidenza del comune, non che è componente del Consiglio. Che cosa è tocca? Adesso questo è il fascicolo che ci dà ora. Il parere che io ce l'ho sta qua e sta nel fascicolo che è a disposizione dei consiglieri nella segreteria. Si fa la fotocopia e si distribuisce. Che è questo? No, se puoi venire, fai una fotocopia e te la distribuisci. Allora, in questo parere di cosa si dibatte o qual è la questione controversa per la quale è stato richiesto il parere? Quindi, fermo restando la formazione, la riqualificazione, il pagamento degli oneri, il fatto di evitare un contenzioso. Perché quando viene detto, e probabilmente sarà di nuovo ribadito questo concetto in questa sede, quando si dice attenzione, noi abbiamo la proprietà dell'immobile. Non è vero, perché la proprietà è stata trasferita negli anni 60 alle acque. Noi possiamo riprenderci la proprietà dell'immobile, dicevo il consigliere.
potremmo tentare di riprendercela a valle di un contenzioso. Quindi noi innanzitutto dobbiamo attivare un contenzioso con le armi. Siccome torno a ribadire questo il consiglio, dobbiamo esaminare soprattutto la parte politica, perché per la parte tecnica ci guida Capone o Fuzio, per la parte amministrativa è Pancalo che ha esaminato tutti questi aspetti, ci tengo a precisarlo e a puntualizzarlo. E Pancalo, questo suo parere, che io lì ho voluto dire che ci rassicurasse il nostro amministrativista, che cosa succede con questo parere? Credo che sia importante per i consiglieri cui dovranno votare. L'amministrativista ha fatto questo ragionamento, dice la proprietà è delle armi. Noi possiamo tentare di ottenere la retrocessione, quindi di farci ritardo dell'immobile, ma si attiva un contenzioso. I tempi del contenzioso, per chi gestisce, per chi conosce la giustizia italiana, quindi non c'è bisogno di un indovino per pensare al futuro, per scoprire quello che sarà il futuro, si tratta quindi di mettersi in causa per 5-10 anni. Con la conseguenza, perché torno a ribadire per chi leggerà questi atti, con la conseguenza che il Consiglio Comunale, che si trova a fare delle votazioni squisitamente politiche e di indirizzo, il Consiglio Comunale si trova dinanzi a una scelta: tenere quell'area abbandonata per altri 5-10 anni piuttosto che rimodificarla. Io sono convinto che sia interesse dell'amministrazione, dal punto di vista economico, perché si tratta di pagare avvocati, si tratta di, come dire, attivare contenziosi, sia importante evitare questa lite giudiziaria. In questo io lo interpreto come un ulteriore punto di forza alla luce di quello che è il parere che ha dato l'avvocato Pancalo. Altro, scusate un attimo, anche perché non so se lo superiore applicato negli immobili pubblici, anche se in questo comune siamo stati capaci di farci capire anche il terreno, una serie di successi. Il punto è un altro: il giudice, nel momento in cui è chiamato a valutare anche secondo l'età, quando vedo uno che non sa scrivere un po' mio amico, allora quando vedo che l'immobile è nella disponibilità delle aree da poco 50 anni, che loro hanno la volontà di riprendere l'attività formativa, che lì, se uno su Asponte prende e interrompe l'attività, allora, se tu finisci per il merito perché non ti fanno più di fatto, quel discorso. Se non vieni messo nelle condizioni di fatto, perché l'amministrazione si pone in maniera diversa, diventa in condizione di fare la cioè, questo è l'assunto di base. Fermo restando che il Consiglio esprime valutazioni essenzialmente politiche e il supporto su questi punti, dalla parte tecnica, ma soprattutto dalla parte legale, cioè dalla parte legale. Non è un caso se io e il consigliere Lorenzo congiuntamente abbiamo richiesto il parere su alcuni aspetti che sono ed era, ritenevamo, ma soprattutto meritevoli di valutazione, perché stiamo cercando di approfondire. Perché poi, indipendentemente da chi si trova qui a decidere, come per parte politica, o come scritto magari fa, no? Tutti i procedimenti amministrativi, diceva il mio professore, tutti i procedimenti amministrativi però avevano una logica. Se tu dimostri che la logica è proprio fare, seguendo una certa logica, si può stare relativamente sereni. Allora, il punto qual è? Noi non abbiamo la logica, dovremmo andarci a riprendere, attivando il contenzioso, significa altri 10 anni di causa. Siccome abbiamo contenziosi sul proprio e sappiamo che è la situazione, che certo non abbiamo attivato noi. Soprattutto i più giovani se lo ricordano appena si ricorda la vicenda tragica del nostro paese. Abbiamo un contenzioso che non so se porterà a risultati simili a quello del Roma, quindi lì saremo, ed è quello della zona PIP 2 a confine con l'Ago della Terza, quindi anche lì c'è un contenzioso, niente male per questo provveduto. E si tratterebbe di attivare un altro contenzioso rispetto alle altre. Io non credo che sia una scelta sensata da parte dell'amministrazione. Poi il Consiglio è sovrano e decide come. Altro aspetto positivo, oltre alla formazione, alla notificazione, al pagamento degli oneri, all'evitare un contenzioso.
Da questa progettualità voi potrete verificare che le ali, che originariamente era disponibile, da subito ha manifestato la sua disponibilità a cedere un immobile al Comune di Castraretto, un immobile di 50 metri al Comune di Castraretto, a seguito di diversi uffici di piano, di quasi un giorno visto da parte mia, gli ho chiesto in ginocchio di salire con la metratura da concedere al Comune per due motivi: perché è necessario dimostrare la convenienza dell'operazione, uno; due, perché il Comune ha bisogno di locali. Il locale al Comune cosa serve? Essenzialmente a due cose: o ha ridurre i costi, quindi se domani riusciamo a avere 8 metri quadri per spostare uffici da immobili che abbiamo oggi locati, che quindi sono dei costi per noi, delle facilità per noi, per magari qui, li spostiamo da altre parti, quindi magari ci saranno altri interventi di rigenerazione urbana che ci daranno uffici e sposteremo gli attuali servizi da dove stanno ai nuovi immobili. Oppure, secondo motivo per cui, seconda finalità la quale si possono destinare i nuovi comunali, è dare servizi alla cittadinanza. In questo caso le Acri ha proposto al Comune di Castellaniti di cedere in proprietà, noi diventiamo proprietà, 200 metri, un immobile di 200 metri, attrezzato con destinazione di asilo nido. Quindi la Regione Puglia, che ha un suo regolamento, un suo tabellario, individua un asilo nido di quelle dimensioni, con circa una ventina di tempi potrebbe ospitare, individua come un micro nido, credo. Quindi Castellaneta, che oggi non ha asilo nido comunale, sarebbe dotato, quindi da un lato prenderebbe la formazione di Castellaneta da parte delle altre. Dall'altra parte ci sarebbe questo nuovo servizio che l'amministrazione comunale concederebbe alla cittadinanza, garantirebbe alla cittadinanza. Quindi questo è un altro obiettivo, ritengo, importante, che insieme alla Bettaglia, al Canile, senza voler fare analogie, ovviamente capiamoci, però un'ottica dei servizi che l'amministrazione deve venire a rendere rispetto all'auditorio di Giugno che è oggi aperto. Quindi, servizi sociali, culturali, ambiente di varia natura che l'amministrazione, come dire, deve dare ai suoi cittadini. Queste sono anche tasse importanti. Da quando siamo insediati abbiamo aperto la sessione primavera. Oggi, se decidiamo di approvare questo provvedimento, doteremo, perché qualche mese, capite, doteremo il Comune di un asilo nido. Stiamo lavorando sulle scuole, quindi senza voler divagare o andare fuori tema, stiamo cercando di dare servizi alla cittadinanza, che è il nostro obiettivo primario. L'altra cosa che è un motivo anche di vanto da parte del sindaco, che ovviamente parla, anche a costo di sembrare ripetitivo, parla di premis come cittadino, il fatto che poi ci siano tecnici locali che hanno redatto il progetto e che hanno, lo dico, non ho motivo di lusingare, non c'è nessun retropensiero, ma se tecnici forestieri, non me ne vorrà l'architetto Cappoio che è il dirigente dell'ufficio tecnico, o l'architetto Fuzio che è uno abbastanza qualificato, Cappoio ha un po' di anni di esperienza ed è stato anche presidente del suo ordine, presidente provinciale del suo ordine, Fuzio oltre alla famiglia anche lui da solo ha redatto per i regolatori in mezza Puglia, quindi se hanno espresso gradimento per il lavoro di tecnici castellanitani, senza dire che l'abbiamo chiesto, complimenti ai tecnici che le Acri ha individuato, riguarda più o meno sono ritrovati, però devo dire che il lavoro mi piace, diciamo piace a me, ha detto Capo, ha detto Fuzzi, quindi io vorrei che questo intervento andasse in porto per le finalità che ho elencato prima, ma anche perché se tecnici di Castellaneta, come dire, fanno bella figura, la fanno fare anche a noi, anche al loro paese, diciamo. E rispetto a questo, io quando loro mi hanno proposto, vediamo il vostro lavoro, la vostra presentazione, perché non voglio essere io a comprare
convincere i consiglieri. Poi che ogni consigliere quindi ragioni secondo il proprio intelletto, ma secondo anche la propria coscienza, e fermo restare che l'architetto Cafoglio è come disposizione per qualsiasi chiarimento dal punto di vista tecnico per quelli che sono stati gli approfondimenti già effettuati in ufficio di piano. Grazie. Grazie sindaco, ci sono interventi. Andiamo a vedere prima la proiezione. Siamo giusto per completezza, che si deve parlare di locale destinato alla disseminazione, locale destinato alla formazione di edilizia residenziale, poi 200 metri per il comune, 400 metri, non l'ho trovato nella proposta di legge, cioè, giusto per capire, l'edilizia residenziale si riferisce a un appartamento, dunque, se tu vai nella misteria, nel rilevato, sopra, tutto prima del deliberato, sì. Rilevato in particolare che è stata prevista la realizzazione di un corpo di fabbrica a sé stante rispetto a quello destinato alla residenza privata, una parte della quale, una superficie 400 rimane alle altre e 200 rimane al comune. Per la parte di edilizia privata invece si fa riferimento a un prezzo
se vuoi parlare di Compass. Questo è giusto per capire, per dare chiarezza a tutti, soprattutto a noi che siamo là. Allora, dicevo, siccome fondamentalmente... sono l'architetto La Torre e l'architetto Riso. Dicevo, noi, l'intervento che è stato fatto in questo caso è un intervento dove ci sta una commissione tra pubblico e privato. Il privato chiaramente, che è un'impresa costruttrice, realizza gli appartamenti e le strutture della sua riformazione, dell'introito. Chiaramente per realizzare queste strutture, a questo giro per le NAIP o per il comune, deve guadagnare da qualche parte, guadagna dall'edilizia. Quindi vendendo gli appartamenti realizza queste cose. Questo è quello che viene realizzato, l'edilizia è l'edilizia normale. Con chi abbiamo avuto il piacere di parlare? L'architetto La Torre. Okay. Per capire, prima io insieme agli altri consiglieri di cui stiamo parlando, dice appartamento e inizio di potremmo anche essere edilizia confessionale, non so, cioè, visto che si parla molto di interventi a favore del cittadino. No? E era giusto questo aspetto, era stato trascurare la necessità dei progetti per non essere liberato, ma non si parla di superfici destinate a residenza o di quale o di quanta superficie destinata a residenza, per essere più preciso. Secondo me forse va indicato su questa. Grazie consigliere. Se mettete da questa parte forse possiamo iniziare a guardare il progetto. A uso pubblico delle AIP e delle NAIF.
Queste tre funzioni sono tenute insieme da quello che noi chiamiamo il vassoio, che sarebbe la piazza, che lega un po' le funzioni e le innesta e le rende partecipe l'una con le altre. Questo è lo stato di fatto, che alla fine non dico niente di nuovo, perché è stato detto più volte anche dal sindaco in precedenza. Abbiamo su Via dei Verdi un vuoto urbano, mentre nella parte a sud, lungo via Vassili di Capani, abbiamo un degrado, un edificio in degrado, statale stato di abbandono. Il nostro progetto appunto è quello di rivitalizzare l'area con la creazione di questi blocchi e di questa piazza, che potrebbe permettere una maggior funzione dell'area. Poi l'idea è quella di dividere le funzioni non soltanto per blocchi, ma anche per accessi. Il blocco delle aghi, l'accesso per l'area delle aghi, avviene da Viale Verdi, in modo tale da poterli mettere in connessione diversa con la strada. Al contrario, il micronido, l'accesso al micronido avviene direttamente dalla piazza, in modo tale da creare uno spazio di protezione all'uscita della mamma col bambino o all'ingresso. Il blocco delle residenze di ingresso c'era da via Martiri di Via Fani, quindi diciamo che sono tre percorsi totalmente diversi, ma che si riuniscono all'interno della piazza per un discorso puramente legato al sole, all'orientamento solare. Questa è una sezione di progetto con le aree giunte per l'urbanizzazione primaria sulla destra, dei render illustrativi del progetto, e nella slide successiva sono i vari blocchi. Questo è il blocco delle aghi e delle NAIP e del comune con i prospetti. Sono planimetrie e sezioni illustrative di quello che vuole essere il progetto. Quindi un primo piano con l'accesso delle Vele Verdi destinato alle api e gli altri due piani destinati a aule e laboratori per le NAIP. Le api e le NAIP, ha già spiegato il sindaco in precedenza che cosa sono, sappiamo bene. Le api è un'associazione di lavoratori che all'interno dei servizi, tra cui il capo di patronato, svolge anche una funzione di servizio pubblico. Le NAIP è la scuola di formazione, che è una forse per eccellenza sul territorio nazionale, che a Castellaneta dell'Otto di Trentennio ha sviluppato professionalità, saldatori, dattilografi, giardinieri, e che vorrebbe comunque riprendere questa attività all'interno del territorio. Questo è lo spazio che noi abbiamo pensato per il micronido. Lo spazio con un affaccio diretto sulla piazza, con sempre le sezioni hanno sempre uno scopo illustrativo per far capire più o meno la funzione che viene svolta all'interno. Una funzione prettamente che si relaziona dove ci sono i bambini che si affacciano sulla piazza, una funzione invece di servizi che è nella parte retrostante. E questo è il blocco delle residenze. Con le planimetrie abbiamo due abitazioni per piano su cinque piani, abitazioni di circa 100 metri quadri, una sezione illustrativa delle residenze e la piazza, che è il cuore pulsante del progetto, dove c'è anche l'idea di creare una sorta, cioè una piazza anche spettacolo, se vogliamo, perché ha la presenza di una gradinata che permette al territorio, anche al quartiere stesso, di vivere e di utilizzare la piazza come meglio crede. E in più il fatto che ci sia la presenza del micronido permette anche ai futuri del nido di partecipare alla vita di piazza. Questo è il discorso della sostenibilità finanziaria, la tavola della sostenibilità finanziaria, dove dicevamo che è un progetto a copertura finanziaria privata che cede delle aree al comune di Castellaneta. Per questa tavola abbiamo fatto un'analisi sommaria di quelli che sono i costi di costruzione, a cui vanno aggiunti i vari oneri, e di quelli che sono gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di costruzione, che ammontano a circa 86.000 euro.
questo è dai calcoli fatti. Questa è un'analisi riassuntiva dei piani che, abbiamo studiato, nei quali poi siamo andati a posizionare il progetto. Scusa, la conseguenza degli appartamenti è stata prevista? Scusa Giuseppe, se ti siedi qua forse a me parla il microfono per la domanda degli appartamenti. L'appartamento. Noi abbiamo fatto quelli che sono i costi necessari per la realizzazione dell'opera, non i costi di vendita effettivi, quelli non li possiamo sapere perché non possiamo sapere in relazione a quelli che possono essere il futuro, cioè quando verrà costruito realmente. E quelli che sono i costi di mercato. Tenendo conto che comunque nella convenzione fatta sia tra le ATI e l'impresa, che fra il comune e le altre, se non ricordo male, c'è comunque un vincolo per cui l'impresa deve fare le due cose parallelamente, cioè non può fare prima una cosa e poi l'altra, comunque ci sta un limite di tempo per la consegna dell'opera. Grazie a te, possiamo ritornare alla discussione, siamo appena finito, abbiamo un po' grazie. Del 62, se non erro,
all'epoca si è liberato di demanializzare il suolo comunale, di cui alle premesse della superficie di 24.086, così come è stato riportato la planimetria, conforme la parte integrante della concessione. 2. Di allenare il suolo predetto a favore dell'ente nazionale ACRI, istruzione professionale NAE, al prezzo simbolico di lire una, alla condizione espressa che il suolo sia destinato alla costruzione di un centro di addestramento professionale per giovani, apprendisti e lavoratori adulti. Ora, questo fu allora deliberato. Le NAIC, come sappiamo, da molti anni non esiste più in Puglia. Anzi, con la sentenza 135 del 15 luglio 2013, il Tribunale di Bari ha dichiarato lo stato di insolvenza delle NAIC Puglia avviando la procedura di liquidazione. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 giugno 2014, le NAIC Puglia è stato posto in liquidazione coatta amministrativa con contestuale nomina del commissario liquidatore nella persona dell'avvocato Damiano Somma, Gazzetta Ufficiale 161 del 14 luglio 2014, quella che gli diede pure i soldi per l'alluvione del 2013. Ora, se le NAIC Puglia non esiste più, di quali locali per la formazione stiamo parlando? Allenato. Ripristinare l'attività di formazione. Ma qual è? Ecco perché dico che. E poi il comune di Castello, dice l'avvocato Pancaso, ha detto che se vogliamo recuperare quell'area dobbiamo sicuramente si va incontro a un contenzioso. Ma il comune di Castellaneta ha mai tentato di aprire, di prendere, di chiamare l'area e dire che quell'area deve tornare al comune di Castellaneta? Non mi sembra che l'abbia fatto. Cioè qua stiamo a quello che ha detto, prendiamo per ora covando a quello che ha detto l'avvocato Pancaso. A me non mi sembra che debba essere così. Quell'area deve essere prima acquisita dal comune di Castellaneta e poi vedere il da farsi. Io ho finito. Grazie. Grazie, consigliere Narroso. Altri interventi? Sto chiedendo questo. I problemi di Ambrosio, che un basso sentito perché ci ha notato un attimino, sono provenienti discussi con la Commissione, Presidente. Qual è stato il momento in cui il problema sono faccio presente che la richiesta della NAIP Roma, sì, il non Puglia. Allora, io che ha... No, Annibale, faccio una premessa. Premesso che sono favorevole all'intervento così come è stato posto, l'intervento prospettato dai tecnici e dalle NAIC Roma, sottolineo quello che ha detto Annibale, lo vedo come un intervento di riqualificazione ed è lodevole, quindi passiamo all'aspetto politico. Complimenti all'ufficio tecnico per una delle attività nell'ambito di rigenerazione, anche ambito A1, è una delle prime attività da parte della provincia d'Italia, forse la prima. Giusto, dite? Esatto. Quindi va dato atto e merito. È un intervento di valenza sociale perché si crea, oltre a creare occupazione, si fa formazione e dopo la formazione c'è nuovamente occupazione e c'è anche un altro aspetto sociale che è quello di un micro nido. Quindi per questi motivi sono favorevole. Non ho capito, ho difficoltà a capire quali sono i dubbi. Perché se possiamo
che ha dato l'area per le stesse finalità e fare qualcosa di migliorativo, tanto di guadagnare. Noi stiamo ottenendo anche un asilo nido, oltre alla formazione. Se tu mi chiedi, è possibile migliorare l'area come... giusto per capire qual è l'intervento, qual è la posizione, qual è la richiesta. Io non prendo qual è la richiesta. No, non prendo qual è la richiesta. Cioè, l'aspetto sociale, l'aspetto lavorativo, la riqualificazione, progetto messo in bastitore dalla regione Puglia e che abbiamo colto, non capisco poi quali sono i dubbi per migliorare la linea. Per cortesia puoi ripetermi. No. Michele, io una domanda posso fare, cioè perché se giustamente se io non capivo prima, il NEP, perché tu parli di riferimento NEP Puglia e non NEP Roma? Perché siamo in Puglia, non siamo a Roma. Scusate, posso proporre una sospensione, come abbiamo fatto prima per gli altri punti, provo una sospensione, così ci vediamo un attimo, facciamo... Ah, scusate, Presidente, posso un secondo? Prego, sì. Di Roma, che è proprietaria del, perché il suolo è stato dato all'ENAIP Roma, e lei è titolare di tutto e lei ci ha garantito l'attività formativa. Quindi dici che sono venuti a parlare con ENAIP Roma, che hanno dato il carico ai tempi. ENAIP Roma, no, non c'è nessuno dell'ENAIP, io faccio documenti. Scusate un attimo, ve ne dovete accomodare. Sì, mentre affermo. Un attimo solo. Se si può accomodare parlando, vi presentate e esponete. Ma come? Accendete il microfono. Abbiamo già. Allora, mi chiamo Domenico Latorre e sono attuale presidente delle acque comunali. Purtroppo ho discusso perché non è potuto venire il presidente provinciale e il responsabile delle acque di Roma, che è quello che firma, ha firmato tutti i documenti e con il quale noi ci stiamo interfacciando per tutte le attività. Io posso dimostrare pure documenti, cioè il rapporto che si va avendo, questo è Roma, anche tutte le lettere che voi avete avuto, non avete mai avuto ENAIP Puglia, perché ENAIP Puglia è in situazione anche con il lavoro, ma il problema è l'ENAIP che è tuttora operativo su tutte le aree italiane, in Italia funziona l'ENAIP e parte dell'ENAIP sta funzionando pure in in altre zone, io so che alcune cose sta facendo pure ancora a Martina e a Taranto che stanno ancora aperte, quindi può essere l'invenzione, però sta funzionando. Ma ripeto, per quanto ci riguarda, i responsabili sono ENAIP Roma e tutti i rapporti che noi abbiamo avuto, non ce n'è uno che parla di ENAIP Puglia, anche quando 3 anni fa ENAIP Puglia era ancora in attività. Quindi noi con ENAIP Puglia non stiamo avendo nulla a che fare. Roma è, diciamo, di fatto la titolare della... È Roma che sta facendo tutto, che ha fatto questi accordi con il comune, che ha fatto questi accordi con il nostro transito, che è venuto qui a parlare con il sindaco quando abbiamo iniziato la trattativa, è stato ENAIP Roma, il dottor Budano.
Gianluca Budà. Gianluca Budà, grazie. Ciao. La procura è il procuratore delle Night Roma, abbiamo pure la procura delle Night Roma al dottor Gianluca Budà, il quale è quello che si può fare. Grazie. Ci sono domande da fare, qualche consigliere può fare la domanda. Il dottor Budano attualmente è procuratore del... Sì, anche proprio perché fa tutto del... Allora, Sì, attualmente è ancora procuratore del RAI Roma e del procuratore proprio per la nostra attività. Se mi date un attimo di tempo vi trovo la procura. Procura speciale, allora procura speciale, con la presente scrittura privata, il sottoscritto Maurizio Prezzatore, nato a Padova il giorno del 27 luglio, domiciliato con la carica dove segue la sua qualità di amministratore delegato, dichiara sotto la propria responsabilità che l'organizzazione ente nazionale e anche istituzione professionale ENAI, con sede in Roma, via Martola, codice fiscale, partita IVA, questa autorizzata con l'assemblea internazionale anche istituzione professionale in data 26 giugno 2008, nomina e costituisce procuratore speciale dell'ente nazionale anche istituzione professionale in AIPA il signor Dario Gianluca, nato a San Tempo del Nord, 14 gennaio e residente a Cerino San Marco, via Pagano, codice fiscale, eccetera, eccetera. Il nome, compo e rappresentanza dell'ente nazionale anche istituzione professionale ENAE, anche a sottoscrivere tutte le stanze per la demolizione dell'immobile già esistente e per la realizzazione di un nuovo immobile sito nel comune di Castellaneta via Tedesco ed in particolare presentare al comune agli enti preposti autorizzazioni, permessi di costruzione, di e di altri provvedimenti idonei alla realizzazione del nuovo immobile di via scuola di formazione oltre alla regolamento del fabbricato sostenendo il scritto fino al massimo della cubatura prevista dai regolamenti quindi è tutto quello che possiamo andare avanti. Grazie, altre domande? Per questa procura tutte le domande sono firmate dal dottor Buda. Grazie. Consigliere D'Ambrosio in aria della sua idea, perché non è che le NAIP di Roma e l'accusa di NAIP di un'altra cosa, sono due cose diverse. No, sono la stessa storia. Madre, padre, figlio e figlio santo, secondo me. Non è che quello di Roma è quello della Puglia è fallito, è quello di Roma. E poi chi gestisce la NAIP Puglia? Lo gestisce. Se non c'è nessuno, questo è il fallimento. I dipendenti stanno scioperando. Due anni fa uno a Pari si andò su fuori sciopero e si voleva buttare giù che non riceveva quello stato. Questa è la situazione delle mani qua. Quindi non ho capito i costi di formazione. Chi li deve fare dopo? Ammesse le cose e non concesse. Io ripeto, rimango per la idea. Grazie, così da qua ci sono altri interventi, se non ci sono altri interventi possiamo passare. Grazie di tutto. Ha detto qualche minuto fa di sospendere, sì, per capire e comprendere le posizioni del consigliere D'Ambrosio e acquisire agli altri le altre cose. Questa documentazione che pare non ci sia, sì, torniamo a rifinire la discussione, altrimenti votiamo così. Sospendiamo un attimo, così arricchiamo anche la delibera. Giusto per un approfondimento tecnico, posto la delibera D'Ambrosio. Se il consiglio vogliamo un attimo la sospensione, un 5 minuti di sospensione, un favorevole della sospensione, un'amica, un saluto, un saluto.